Direttore, quella di oggi è una grande giornata, è partita la vaccinazione anti-Covid all'ospedale di Pescara, alle nostre spalle ci sono i sanitari che si stanno vaccinando, si vede la luce in fondo al tunnel, il caso di dire. Vediamo la luce in fondo al tunnel, mi raccomando, bisogna farla tutti, dobbiamo farla tutti, è fondamentale perché è l'unico modo per sconfiggere questa pandemia. Partirete per gradi, oggi 65 vaccinazioni, domani 75, l'obiettivo è di arrivare a 300 al giorno. L'obiettivo è esattamente quello, lunedì arriveremo a 300 al giorno, se ci riusciamo anche domani. Oggi sicuramente 60 perché è il primo giorno, vogliamo capire tutti i percorsi, le procedure, è importante fare questo test. Domani se ci riusciamo facciamo numeri più alti, sempre in sicurezza. Lunedì 300 al giorno, sempre in sicurezza. Quello che voglio dire è questo, mi raccomando, i comportamenti. Questo grande sforzo che stiamo facendo, che stanno facendo gli operatori sanitari, amministrativi e tecnici, io non conto nulla, io arrivo soltanto alla fine. Quello che vedo è questo grande impegno da parte di tutti. Le nostre forze sono queste, stiamo facendo di tutto, però quello che chiedo è che tutti gli altri, da me in poi, mi raccomando, comportamenti esemplari. Personale sanitario al momento verrà vaccinato? Sì, cominciamo come da direttive nazionali e regionali, cominciamo col personale sanitario, in particolare con i nostri operatori, lo estenderemo poi alle case di cura convenzionate e poi all'RSA a seguire. Entro quanto tempo si riuscirà a vaccinare tutto il personale sanitario, diciamo, che necessita proprio del vaccino? Penso che in una settimana circa almeno il nostro personale dovrebbe essere a posto. Tenete presente che anche se vacciniamo gli operatori che abbiamo detto siamo a poche migliaia di persone, dobbiamo vaccinare almeno i 2/3 della popolazione di questa provincia, per fare questo ci vorranno mesi e mesi, quindi i comportamenti valgono sempre, sono fondamentali perché il Covid venga sconfitto.